avrei tante cose sulle quali ritornare, ma è meglio che andiamo rapidamente visti i tempi. Mi sembra ancora una volta che si affrontino le questioni più per discutere e intrattenerci che non per risolvere i problemi. L'assessore di Mira, io potrei essere anche, anzi sono sicuramente uno sprovveduto, però le garantisco che le equazioni di De San Venano le so maneggiare abbastanza e che le sue osservazioni, no? Soffrono di un problema che colpisce tutti noi veneti. Noi siamo disponibili a tutto, a qualsiasi intervento, quando questo intervento cade al di fuori del nostro orticello. Non appena invece questo intervento va a vantaggio della collettività, interessa il nostro orto, ecco che subito abbiamo da obiettare. E questo nostro comportamento dà la spiegazione del perché in 50 anni, dopo la fine del 66, nonostante ci sia lì ci siano là depositati in Parlamento gli atti della Commissione De Marchi, che sono in molti loro aspetti ancora attuali, noi abbiamo solo chiacchierato, discusso come oggi, no? Fatto niente. Quando poi ha le sue idee sull'interferenza dell'idrovia con la laguna di Venezia, sul fatto che non avremo l'acqua per alimentare l'idrovia, mi permetta assessore, ma o ci parliamo con cognizioni tecniche adeguate oppure no. Per sostenere le quote idrometriche di un'idrovia occorrono, come quella che va da Padova a Venezia, occorrono portate modestissime che possiamo ampiamente trarre dal Brenta. Tutto qua. Poi canali lagunari con arginati con pietrame. Probabilmente lei è rimasto colpito da un progetto redatto o suggerito dal magistrato alle acque, più che dal magistrato alle acque, perché sarebbe offendere il magistrato alle acque ricordandone la storia, no? Da qualche funzionario del magistrato alle acque, perché bisogna anche distinguere tra le persone e le istituzioni, no? Le istituzioni non dovrebbero mai essere demonizzate, mentre le persone potrebbero o dovrebbero, cosa che non sempre capita dalle nostre parti. Per cui io torno ad essere dell'opinione che l'idrovia, in una delle sue funzioni, quella della difesa idraulica, potrebbe essere interessante e utile anche a Mira. Lei ha un'altra opinione, ma perché ci possiamo confrontare dobbiamo parlare lo stesso linguaggio. Io le porto i numeri che sostengono il perché quest'opera ha un interesse da questo punto di vista, lei ai miei numeri dovrebbe controbattere con altri numeri, non con parole. Ritengo anche che con riferimento alle osservazioni di Vazzolera, al quale il collega ha una conoscenza molto lunga e datata, i 10 cm di sovralzo che si avrebbero in laguna, di quei 10, 5 sarebbero dovuti a questa novità dell'introduzione di acque di piena in laguna attraverso l'idrovia. 5 cm. Allora, 5 cm o 10 cm nel sistema della difesa prevista per la laguna di Venezia dalle acque alte sono facilmente neutralizzati, perché basterà anticipare leggermente i tempi di chiusura delle opere alle bocche di. Poi la signora mi ha ricordato in quanto partecipante alla famosa commissione, ma quella commissione
vissuto il tempo di un mattino, perché una volta formulate le soluzioni per i diversi bacini che erano stati considerati, bacini idrografici che erano stati considerati, la commissione è morta. Io poi, meno che meno, penso di poter far parte di una commissione in cui si governa il territorio, no? Sono considerato un rompiscatole da sempre, per cui di una cosa sono certo, mai nessuno a destra o a sinistra mi chiamerà a far parte di una commissione che dovrebbe fare le cose che dice lei. La commissione tecnica, sì, è commissione tecnica. Io di politica non ne ho mai fatto e sto parlando soltanto di fatto. Non esiste, insomma, non esiste da quando la commissione ha consegnato i suoi lavori, mi pare nella primavera del 2011, la commissione è morta sull'istante. E non siamo, almeno io, perché adesso non posso parlare per gli altri, io non sono mai stato richiesto se era opportuno fare una cosa prima piuttosto che quell'altra. Hanno deciso e così hanno deciso. Per me, che ho visto l'inattività di 50 anni, che facciano qualcosa è già un passo avanti, no? Il grande condottiero disse che la lunga marcia incominciava con un passo. Ecco, abbiamo fatto il primo passo nel campo della difesa idraulica. Quanto al fatto poi che l'idrovia potrebbe essere non completata per quelle funzioni della difesa idraulica, perché potremmo fare gli invasi a monte, beh, mi permetto di dire che gli invasi sul lastico, no, non risolvono affatto i problemi di Vicenza, perché l'astico confluisce nel Bacchiglione a Longare, a valle di Vicenza. Quindi lasciamo perdere gli invasi dell'astico con riferimento a Vicenza. Gli invasi dell'astico possono essere invece utili alla difesa di Padova e di tutto il basso territorio. Ma quando io dico che da Volta Barozzo bisogna tirar via 200 metri cubi secondo, è perché presuppongo che sul periodo più lungo vadano a fare quegli invasi sull'astico a Monte di Vicenza, perché se non fanno quegli invasi, i 200 metri cubi secondo da tirar via non basterebbero. Ha capito, assessore? Quindi, se noi vogliamo parlare e confrontarci utilmente, dobbiamo confrontarci avendo in mano i numeri e conoscenza di quello che ci capita attorno. Io sono meravigliato, ripeto, della posizione di Mira, perché Mira potrebbe trovare vantaggio da quell'uso multiplo dell'idrovia da molti punti di vista, sia dal punto di vista della sicurezza idraulica, sia dal punto di vista della conservazione della sua laguna. Che poi ci sia una laguna di Mira e una laguna di Venezia a me sorprende. Io vedo solo una laguna, che non è né di Mira, né di Venezia, né di Chioggia, ma è di tutti noi e forse è anche del mondo, se qualcuno ci pensa attentamente. Poi, cosa capita? Prego? Stavo venendo. Cosa capita se si rompe di qua piuttosto che di là? Cosa vuole che le dica? Capita il disastro, ma noi dobbiamo pensare che le difese che hanno realizzato i nostri nonni, perché non le abbiamo realizzate noi, le difese che sono lungo il Brenta e lungo il Bacchiglione sono opera di interventi pensati nell'Ottocento. Noi abbiamo brillato per incapacità di pensiero, non solo per incapacità di realizzare. Ecco. Io credo che tutti noi dobbiamo pensare e confidare che una struttura arginale non rompa. E se rompe, bisogna anche che impariamo a usare attentamente il territorio. Io ho spesso chiamato in ballo i sindaci, qua ne ho uno qua di fianco, ma i sindaci che, se voi ricordate, nel 2010 alla televisione hanno pianto di qua e di là perché era colpa di chi? Di quelli che stavano sopra di loro. E certamente quelli che stavano sopra di loro e che stanno sopra di loro hanno le loro responsabilità, ma quali responsabilità hanno i sindaci che per 50 anni hanno usato il territorio in un modo che peggiore non si poteva?
si sono insediati dove il loro nonno non si sarebbe mai messo. Hanno occupato spazi che si chiamano la Vallona. Hanno occupato spazi che si chiamano palù piuttosto che paludi. E allora che cosa raccogliamo? Raccogliamo che quando c'è un incidente idraulico che noi non possiamo assolutamente escludere, perché noi possiamo cautelarci in termini probabilistici contro certi fatti naturali, ma potrebbe sempre capitare un evento che li supera e che mette in crisi le opere che noi abbiamo predisposto. Allora, noi attivamente ci dobbiamo difendere attraverso queste opere, ma passivamente possiamo difenderci attraverso un uso più attento, oculato, del territorio. Possibile che la premessa di un qualsiasi piano di urbanizzazione o di uso del territorio non sia il riassetto idraulico di quel territorio? Possibile? No, in un paese civile non è possibile, ma qui da noi lo è stato. Ha capito? Poi cosa volete che vi dica?